Chassà de Greppi che è al paddock. Fantastico vedere che non ha voglia. Eccolo qua che si fa prendere. Un po' di storie sono consentite ai grandi campioni. Siamo nella scuderia Delton in compagnia di Nicola Del Rosso e il grande Pascià dei Greppi. Nicola, è un piacere vederlo, lo abbiamo visto poco fa al paddock, adesso qua a fianco a te. Domenica 15 gennaio si disputerà il Gran Premio Encat. Pascià dei Greppi è il grande campione uscente. Quel giorno una grande gioia per la vittoria, ma anche un'amarezza infinita per l'infortunio. Raccontaci quello che è successo. Nulla, la corsa è andata benissimo, ha vinto bene, anzi facendoci sperare molto bene per il futuro. Il problema è che, come spesso gli è successo in carriera, da questo è seguito un leggero infortunio che ci ha dovuto farlo fermare per l'ennesima volta e niente, il cavallo è rientrato poi per il lotteria, e non era prontissimo però aveva lavorato bene, sembrava dritto. Dopo lotteria però si è riacutizzato il problema e l'abbiamo rifermato ancora un'altra volta. Il cavallo ha sempre avuto questi problemi lui. Senti, Che problema ha proprio con precisione, Nicola? lui da puledro aveva un po' di problemi davanti, ha sempre sofferto davanti e ultimamente dopo il Federnet ha avuto un problema alla sinistra dietro che si è infortunato, l'ha dovuto fermare dopo che vinse il Federnet. E dopo l'Encat gli è tornato questo problema sempre a sinistra dietro, dalla parte esterna, la prima volta era venuto dalla parte interna. Non sono cose gravissime, noi l'abbiamo sempre bloccato un attimino prima che si rompesse, diciamo, del tutto e lo riattappiamo tutte le volte, però ecco, un cavallo, soprattutto arrivato a questi livelli, ha bisogno di lavorare e di poter allenarsi in una certa maniera. Non è facile riuscire a tenere questi livelli con poco allenamento come lui può reggere. Ci hai parlato del rientro nell'otteria. Il successivo rientro fu a fine settembre a Roma, poi una corsa in ottobre proprio con te, che non è andata bene. Come sta adesso, Pascià? Senti, il cavallo rientrò, la corsa proprio di rientro guidò proprio Elliott per vederla a Roma e corse benissimo. Fece una corsa da 40 metri, faceva prove, ma il cavallo corse benissimo e rispose benissimo. Infatti si andò a Milano con l'idea di vincere facile, insomma, che il cavallo corresse bene. Invece era un momento che avevo la scuderia con un po' di problemi per via di un virus o cosa, forse avrà patito anche quello, ma poi più che altro lui aveva acutizzato, è tornato il problema alle gambe e per quello lui corse così male a Milano. Quindi dopo quella corsa l'abbiamo dovuto rifermare. Quali sono le prospettive del cavallo adesso? Senti, ora lui è diventato stallone, sicché ora cercheremo, gli volevo fare montare qualche cavalla mia, qualche cavalletta. Nel frattempo lui ha finito, diciamo, il suo infortunio, il suo periodo di riposo. E ora da una settimana sta facendo mare per vedere se si rinforza un po' senza rovinarsi.
gambe, non ci sono grosse pressioni, nel senso se il cavallo può tornare su ottimi livelli, proveremo a riattrezzarlo per correre, se no potrebbe fare anche lo stallone. Va valutato, ecco, perché insomma un cavallo ormai può fare anche le corse normali, però insomma mi dispiacerebbe correre in corse di minima con un cavallo così, non se lo merita, anche perché è una vita che battaglia con tutti gli infortuni che ha addosso e quindi insomma se vediamo che può ritornare su certi livelli, bene, se no farà lo stallone. E questo ti fa onore, Nicola, perché troppo spesso si vedono grandi campioni che a fine carriera vengono declassati. Lui non se lo merita, sempre con voi, e viva la carriera di Stallone di Pascià De Greppi. Ha un po' sbuffato, non Sì. so se è così d'accordo. No, sai, sono a vedere anche, sono cavalli che ha sempre lottato col male addosso, sicché anche delle volte gli passa anche la voglia di lottare. Andiamo a vedere se lui ha grande forza dentro, magari rinasce come l'ennesima volta. Io in carriera avrò avuto 10 infortuni abbastanza gravi, sicché insomma tutte le volte ci sorprende, sicché speriamo sia una di queste volte. Nicola, adesso una domanda riguardo al ritorno dei gruppi 3 e le relative dotazioni ridotte a 25.300 euro. Cosa ritieni che debba essere fatto in termini di programmazione? Senti, la programmazione, diciamo in generale nuova, non mi trova per nulla d'accordo. Rimanendo nello specifico dei Gran Premi, chiaramente questi gruppi 3 così diventano, diciamo, dei centraloni. Anche come dotazione, ha poco senso, ecco, fare un Gran Premio con una dotazione bassa così. Tanti, diciamo, i primi della classe probabilmente li scanseranno e punteranno all'estero a fare corse più mirate di gruppo. Certo, si dà un po' di spazio, più visibilità a altri cavalli, però insomma non mi sembra la strada giusta. Senti, Nicola, qual è il miglior prospetto che hai in allenamento adesso? l'annata con la V purtroppo ho avuto un'annata disgraziata e ho solo 5 nati e cioè non ho nulla di particolare. Speriamo molto nella Z, ho parecchi cavalli, ne ho 11 e sono molto belli morfologicamente, sicché insomma mi fa ben sperare per la loro carriera, però ecco. La speranza per ora attualmente rimane lui. Il grande Pascià De Greppi, grazie mille Nicola. Prego.